Tanti motivi che ci portano a celebrare insieme questa Eucaristia. Abbiamo ricordato l'inizio della celebrazione, che è una conclusione di un cammino, o meglio di un passaggio da ciò che sono state tutte le nostre attività, possiamo dire invernali, a quelle estive. È bello trovare un punto dove ci raccoglie tutti attorno al Signore. E anche il momento in cui ci ritroviamo in un santuario dedicato a Maria, proprio per affidare a lei tutta quella che è stata la nostra preghiera del mese di maggio, che ormai sta giungendo al termine. Sono momenti belli, forti per una comunità. Il Vangelo che abbiamo sentito, possiamo dire che questo Vangelo è all'interno di una settimana dove si parla tanto di una partenza di Dio. Anche il Vangelo di stasera ci racconta di questo Gesù che lascia i suoi discepoli, gli sta dicendo che se ne andrà, ci sta preparando a quella festa che sarà domenica dell'Ascensione, una festa un po' strana perché si festeggia un qualcuno che se ne va, che va via, un Dio che lascia la sua posizione, il suo vivere sulla terra e lascia i suoi discepoli prima del grande dono dello Spirito Santo. Allora capiamo che davanti a queste parole che Gesù continua a dire di andarsene, di andare verso il Padre, c'è un filo di tristezza tra i discepoli, è stato detto anche in questo brano, una tristezza perché si trovano un po' spaesati, si trovano spaesati perché stanno vivendo con quel Gesù a cui hanno affidato la vita e lui continua a dirgli che se ne andrà, che li lascerà. È una tristezza forse legata anche al fatto del voler governare le cose. Quante volte nel Vangelo abbiamo sentito o sentiamo che i discepoli dicono a Gesù come si deve comportare, pensiamo a Pietro, i discepoli dicono a Gesù quali passi ci sono da fare, e quindi davanti a questa parola così forte di abbandono si chiedono ancora: ma com'è possibile? Non capiamo, non riusciamo a capire cosa vuol dire che vai via. Forse anche una nostra tentazione, questa del governare, il voler governare tutto per tutto la nostra vita, di voler avere le redini in mano di tutto ciò che succede, di tutto quello che ci può accadere. A volte diventiamo quasi schiavi di questo voler essere capaci di governare tutto, di questo dominio. E il passo da questa schiavitù del dominio al vivere l'apparenza è molto facile, molto veloce, è un confine molto labile. Perché? Perché pur dovendo o volendo governare tutto arriviamo a fingerci ciò che non siamo, perché bisogna salvare le apparenze. E le apparenze sono tutte dettate dal giudizio degli altri e perdiamo un po' noi stessi, perdiamo quello che siamo. Perché il nostro vivere risulta un giustificare le domande degli altri, un andare incontro a quello che gli altri vorrebbero da noi. E quindi ci copriamo di maschere. È una tentazione forte questa. È una tentazione grande che viviamo nella nostra vita. Ecco perché allora abbiamo bisogno dell'esempio di Maria, di colei che si è fidata completamente per riuscire a fare della nostra vita non un dominio, ma un affidamento. Forse dovremmo smettere di chiederci tanti perché della nostra vita, perché succede questo, perché è successo a me, perché questa cosa, ma iniziare un po' come i discepoli a vivere il come affrontare queste cose, perché anche la fede non ci dice il perché delle cose, però ci dice come affrontarle, e la preghiera diventa fondamentale allora in questo cammino per vivere e dare senso alle varie cose. Come affrontare una sofferenza? Non ci viene detto il perché, però ci viene spiegato che c'è qualcosa di grande. E Gesù continua a dirlo: vado al Padre perché il termine ultimo della nostra vita è la gioia. E la speranza verso questa gioia è quella che deve mettere in moto un motore nella nostra vita che ci fa affrontare tutto. Le sofferenze, le delusioni, anche il giudizio degli altri, anche le pretese degli altri. E non vivere con un'apparente calma, ma con quel fuoco di amore che solo la fede ci dice e ci mostra. Perché la fede ci dice di andare avanti, di vivere un come della nostra vita portando una testimonianza di gioia. Allora è bello pensare che anche questi discepoli, a
cui viene detto che Gesù vi lascerà, vivranno questo passaggio. Dal dubbio, dal pensiero, da quelle strane cose che girano nella testa, a vivere, grazie al dono dello Spirito Santo, la loro fede basata su una grande speranza. A non avere più un Gesù vicino, ma avere un Dio dentro il cuore, nell'umanità. Ci sono momenti nella vita dove l'unica cosa intelligente è affidarsi. Affidarsi a qualcuno. Il mese di maggio deve essere stato tutto un affidamento all'intercessione di Maria. La preghiera, un affidarsi, ma per trovare un senso dentro quelle cose che sotto il nostro giudizio, sotto la nostra mente sembrano non aver senso, ma quel senso profondo ci è dato da quella gioia che Gesù ci ha annunciato. Facciamo allora memoria sempre a cosa siamo destinati. Siamo destinati a quella felicità che Dio ci dona. E se tante volte la nostra vita perde il senso, forse non ha proprio, non è star lì a chiedersi il perché, ma chiedersi come posso vivere la mia fede, come posso vivere quell'amore di Dio nella vita che sono, come posso affidare ciò che sono a Dio per essere sempre di più testimone grande di un amore che è veramente grande.